Sì, la prima stagione è finita un po' così, un po' triste, è finito, io non avrei finito così. Seconda stagione, recuperiamo perché i personaggi Francesco De Mir e Viola si aprono tantissimo, già subito arrivano i genitori di Francesco De Mir e quindi vediamo un po' l'infanzia e il passato di Francesco De Mir e vediamo anche la sua fragilità. La sua debolezza nei confronti di certe cose, tutti i suoi trami, cioè inizia un po' con dramma. È quello che piace a Viola, no? Viola subito diventa più comprensiva, diventa più affiatata nei confronti di Francesco De Mir, si avvicinano ancora di più. Questa cosa li porta ad essere ancora più vicini, si avvicinano ancora di più, cominciano a risolvere i loro problemi insieme, liberandosi da una superficialità che magari nella prima stagione un po' avevano, e c'erano tante altre terze persone che confondevano tutte e due, e queste terze persone ora non ci saranno e si concentrano principalmente su se stessi, e quindi avranno un rapporto ancora più profondo, maggiore, diciamo, e ci sarà anche un Francesco De Mir che piange, che si apre, che scopriamo di più, sveliamo di più sempre Francesco De Mir. Io sono molto contento di seconda stagione, come si è evoluta.